Insomma, si è fatto un gran parlare delle parole, delle dichiarazioni del ministro Fioramonti sulla possibilità data agli istituti di giustificare i ragazzi che scendono in piazza oggi. Ce la può spiegare meglio questa cosa? E se pensa che sia, ovviamente da parte del governo è sicuramente una cosa legittima, ma se aiuta direttamente dei ragazzi che stanno protestando attivamente contro proprio esattamente quella società, quella che adesso ci fa vedere anche il nostro ospite collegata con il suo cartello. Allora, ho visto che la stampa si è concentrata soprattutto sull'idea della giustificazione che il ministro Lorenzo Fioramonti ha dato agli studenti. Allora, partiamo da un primo presupposto. Uno, evitiamo di scrivere delle falsità sul libretto delle giustificazioni, tipo motivi familiari, di salute. Quindi, diciamo, gli studenti hanno Un'operazione di verità. un'operazione di verità in primis, però voglio anche porre l'accenno su un'altra cosa. Le scuole in questi giorni stanno facendo un grande lavoro, in classe anche. I nostri docenti sono da ringraziare da questo punto di vista. Io mi sono fatta dire anche dal MIUR tutte le iniziative di questi giorni. Abbiamo per esempio l'Istituto di Sassuolo che ha nominato le sentinelle del controllo energetico, cioè gli studenti stanno lì a controllare che tutte le luci vengano spente puntualmente, bruttissima abitudine che tanti di noi hanno. Perché c'è anche questo, puliranno le scuole, ci sono altri istituti che stanno facendo tante altre cose con i loro docenti, con i loro dirigenti scolastici, cioè il compito della scuola, al di là adesso della giustificazione o meno per andare in piazza, è ovviamente quello di educare. E il ministro Fioramonti, al di là della giustificazione, ha inviato una bella lettera agli istituti dove ha detto: mi raccomando, in questa settimana, ma non solo, durante questa settimana, in classe lavoriamo perché gli studenti vanno sensibilizzati, anzi forse sono più gli studenti che sensibilizzano gli adulti da questo punto di vista. Greta ce l'ha insegnato, ma Io vorrei anche i fare un nostri giro studenti rapido su italiani. questa. Su questa...